Buongiorno amici di montediprocida.com, siamo qui a Via Marconi Monte di Procida alla cremeria con uno degli chef più famosi della zona flegrea, Giovanni Filagrossi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno a voi. Allora, la cosa che non può mancare durante le feste natalizie qui a Monte di Procida, Giovanni, è senz'altro la pizza di scarole. Cioè, quella è proprio una cosa che non se ne può fare a meno. Ce ne sono varie varianti, c'è chi mette i pinoli, c'è chi mette l'uva passa, le acciughe. Tu, la tua versione qual è, Giovanni? Quale ci proponi? Io per la verità faccio la pizza base con pinoli e olive e a richiesta con le acciughe, perché non a tutti piace purtroppo, però le varianti sono tante. Un poco di noci dentro insieme ai pinoli la fa sempre molto più gustosa. L'importante è che la verdura che sta dentro non sia stracotta, che sia condita a puntino con dell'olio extravergine di oliva, e poi io faccio una pastetta, una pasta fuori, insomma, un po' particolare, senza lievito, che è un segreto di famiglia tramandato dalla nonna, diciamo, poi mia mamma, e adesso le faccio io. Insomma, un po' più leggera, tra virgolette, sì. Chiaramente rigorosamente fritta. Sempre, e soprattutto con le padelle di rame, che quella distribuisce meglio il calore, la cottura viene, insomma, eccezionale. Non si può ottenere una cottura in un altro tipo di padella come in quella di rame. Perfetto. Altra cosa che è immancabile sulle nostre tavole nelle feste natalizie è il baccalà. Questo è un altro clou: pizza di scarole e baccalà. Naturalmente fritto, certo. Soprattutto. Chi lo accompagna con la scarola bianca, ricci, con i broccoli di Navarra stufati. E, diciamo, è una cosa che non può mancare insieme alla pizza. Perfetto, quindi qui abbiamo varie varianti di baccalà, baccalà secco, baccalà bagno. Questi sono diversi tipi di baccalà, tutto di prima scelta, solo che varia la pezzatura. Cioè abbiamo un tipo che arriva fino ai 3 kg e poi uno che arriva fino ai 4 kg. E poi qui ci sta già quello pronto per cuocere a bagno. Inoltre, anche se non è proprio un prodotto, no, è, diciamo, nel periodo, ci sono le cosiddette morselle di baccalà, che sono dei bocconcini che vengono ritagliati da vicino ai baccalà quando si mettono a bagno. Tutti quelle, diciamo, i pezzettini laterali che sono ottimi, che sono anche un'altra cosa del nostro paese, insomma. E si possono fare fritti, si possono fare col pomodoro, bolliti con le patate, insomma, è un altro prodotto che noi usiamo molto. Un'altra chicca della cremeria Gianni sono queste noci fantastiche in questi sacchi proprio naturali. Giovanni, parlaci un po' di queste noci. Sì, sono ormai una vita che io sono riuscito ad accaparrarmi questo tipo di noci nostre nazionali, e per la verità viene gente da tutte le parti per prendersi, perché sono veramente garantite, sono buone come sapore ed escono buone, insomma, sono scelte, sono delle noci scelte e molto grandi. Perfetto, allora non ci resta che augurare a tutti buon Natale. Giovanni, grazie e soprattutto buon lavoro. Grazie, grazie e buon Natale a tutti.